E Holden, eccoci, chiaramente sta domanda deve esserci. Amici. Fine. It estiva secondo te? Sessa samba. Ma anche la mia. Chi è stata la prima persona che ho pensato quando hai vinto? Mia sorella, perché sapevo che era lì vicino a me, quindi sarebbe venuta a trovarmi e così è stato, quindi ciao Julie. Un pregio e un difetto. Il difetto è che sono tanto tanto disordinata. Però nei miei disordini c'è ordine. Un mio pregio. Le lentiggini. No, vabbè, a parte. Boh, che sono abbastanza comunque solare, empatica. Amici, obiettivo raggiunto o punto di partenza? Cosa dobbiamo aspettarci ora? Cioè, una volta entrati a Serale, mi avevano fatto scrivere un bigliettino e avevo scritto è solo l'inizio, che mi avrebbero riconsegnato una volta finito il programma, no? E quindi, cioè, sono ancora d'accordo con quella frase. È chiaramente un inizio perché è un trampolino che mi ha fatto entrare in questo mondo, però cosa dobbiamo aspettarci non lo so neanche io, cioè non lo so neanche io, quindi è tutto un po' un'incognita e lo scopriremo solo vivendo. Scopriremo solo vivendo. Cosa più pazza mai fatta? Io amo e amavo fare la spesa al supermercato e un giorno, ma ero piccolina proprio, e un giorno sono scappata di casa per andare al supermercato. E ci sono i miei genitori che mi hanno detto che si sono impanicati chiaramente perché non mi trovavano più, no? Fortunatamente sono andata in un supermercato che là però il proprietario lo conoscevamo e quindi ha chiamato i miei genitori dicendo guardate che c'è vostra figlia che sta girando per il supermercato, quindi e quindi niente, però sono stata via un sacco di tempo, i miei genitori nel panico totale. Righi scaramanti, c'è un metodo per tranquillizzarti prima di esibirti. Ad amici avevo un sacco di righi scaramantici, tantissimi. Cioè, tipo, dalla routine, da quando mi svegliavo la mattina dovevo fare sempre le stesse cose. Tipo, mi svegliavo sempre un sacco prima perché la mattina dovevo andare a correre. Perché io al serale, al primo punto del serale, sono andata a correre la mattina sul tapis roulant e non in giro. E quindi ogni mattina mi dovevo svegliare prima per andare a correre. Avevo lo stesso profumo che usavo ogni puntata. Una volta ero andata tipo in studio senza aver messo quel profumo. Io ho detto, io se non metto quel profumo non mi esibisco. Ho chiamato una della produzione che mi è andata in casa, mi ha preso il profumo e poi me lo sono riuscita a mettere. I soliti gioielli metto, che sono, cioè gioielli, non sono gioielli ma sono braccialetti, sono questi due, cioè braccialetti elastici, orribili, però portano fortuna. Un po' di gioielli, profumi, vestiti, un po' tante cose.